possibile ricaduta della soppressione della provincia di Napoli, la nascita della città metropolitana? Quale sarà la ricaduta nei comuni della provincia di Napoli, soprattutto i comuni dell'entroterra? Ne parliamo con Carmine Sommese, consigliere regionale aderente al gruppo Caldoro. Presidente, ecco, quali i problemi che potrebbero sorgere? Ma i problemi sono tantissimi. Innanzitutto bisogna valutare tutte le competenze che la provincia svolge oggi, per competenze che poi hanno delle ricadute sui territori, e sia per quanto riguarda il settore scolastico, le scuole superiori sono di competenze della provincia, c'è la competenza su tutte le strade provinciali del territorio, c'è la competenza sul controllo delle alcune emissioni in atmosfera, del controllo delle manutenzioni in genere. La provincia ha molte competenze che sicuramente bisognerà trovare una fase di transizione, cioè non è possibile che si chiude la porta e si trasferiscono le competenze ai comuni senza poi le risorse, perché io credo che questo percorso che va in movimento, che si è messo in movimento, insomma, sicuramente troverà delle difficoltà lungo il percorso, perché la stessa provincia, provincia di Napoli, ha molti dipendenti che bisognerà trovare una collocazione differente, e soprattutto utilizzando molte di queste personalità, di queste figure professionali, forse anche nei comuni dove mancano. E questo è uno dei settori importanti, cioè il personale, ma c'è anche la ricaduta chiaramente di tutte queste competenze che bisognerà trovare il modo di farle gestire ai comuni. È chiaro che nei comuni più o meno organizzati, che superiori ai 15.000 abitanti, che hanno degli uffici tecnici già di proprio, possono svolgere anche alcune competenze che fa oggi la provincia, ma i comuni piccoli, che già stendono ad andare avanti da soli oggi, sobbarcarle di altre competenze diventa difficoltoso. È vero anche che è allo studio qui in regione una legge che è stata già licenziata per quanto riguarda l'unione dei comuni, perché nella legge che produce l'unione dei comuni montani c'è anche l'unione dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, che diventa un obbligo di legge proprio per la gestione dei servizi. Diciamo che chiaramente, se nella fase di transizione questa situazione non viene chiarita bene, le ricadute possono avere anche degli effetti negativi sui comuni che fanno parte della provincia di Napoli, soprattutto i comuni della periferia, che immaginavano qualcosa di differente quando sognavano di realizzare la provincia di Nola. Ecco, a proposito di ricadute, c'è poi da guardare alla possibile ricaduta della revisione della spesa messa in cantiere, è già in effetti in parte presentata dal governo Monti. Ci sarà una pesante ricaduta sui comuni? C'è preoccupazione tra gli amministratori locali? Certo, perché questa spending review praticamente ormai è diventato l'oggetto del contendere quotidiano. Nel momento in cui si ragiona di una riduzione ancora del personale, è chiaro che anche sugli enti locali c'è questa grande difficoltà, che già oggi, non avendo potuto espletare il turnover da diversi anni, si trova in grande difficoltà, e i comuni sono al di sotto delle proprie possibilità dal punto di vista del personale. Quindi se si avesse un'ulteriore anche riduzione del trasferimento statale, bisognerebbe trovare altre risorse per offrire i servizi minimi. I comuni lavorano negli ultimi tempi sempre in più grande difficoltà, soprattutto perché i comuni sono il front office con il cittadino. Con la scomparsa quasi del tutto dello Stato sociale, i trasferimenti dello Stato sociale, e con la difficoltà che ha avuto la Regione di poterlo rimpiazzare, i comuni hanno veramente grandi difficoltà in questo settore, e quindi si devono adoperare per mantenere quel minimo di necessità per le persone che ne hanno necessità. È chiaro che questa vicenda dovesse ulteriormente andare avanti, insomma, i comuni si dovrebbero poi ribellare, perché è praticamente impossibile la gestione di alcuni servizi, il trasporto, le mense scolastiche, i servizi alla persona, i servizi a domanda individuale, ma soprattutto anche quelle che normalmente fa
il servizio dello Stato sociale, cioè i servizi che servono per i disabili a domicilio, i servizi degli anziani e il recupero, c'è veramente una grande difficoltà. Questi servizi, come anche quelli che normalmente vengono affidati dai tribunali e i minori a rischio in particolare strutture, sono tutte a carico dei comuni, e i comuni queste spese non le riusciranno mai più a sostenere, in considerazione anche del fatto che oggi anche sulla spesa sanitaria c'è una parte che deve essere a carico dei comuni, quindi credo che se si tagliasse ulteriormente i comuni andrebbero veramente in grande difficoltà. Passiamo ora agli inquietanti chiari di luna dal punto di vista economico che si riflettono sulla regione Campania, cioè da varare una manovra correttiva di circa 250 milioni. Questo è un altro aspetto, perché poi la Regione deve farla per legge, perché chiaramente c'è una situazione nazionale che si riflette sulla Regione, ma tutte le manovre che fa la Regione si riflettono a loro volta sui comuni, perché noi abbiamo sempre sui comuni quella vicenda della 51, che non le rate di mutuo che dovevano essere a carico della Regione se diciamo sopperite per una fase, per un periodo. Oggi abbiamo di nuovo grandi difficoltà in molti comuni che hanno delle opere pubbliche finanziate con la 51, chiaramente non avendo la risposta della Regione vanno in grande difficoltà, insomma molte altre cose non si potranno fare. Per questa vicenda sicuramente c'è la possibilità di trovare un sistema di taglio a livello regionale, ci sono sprechi sicuro che sono stati già contenuti abbondantemente, ma sono delle situazioni che bisogna rivedere a livello generale, e ogni settore deve poter ridurre, partendo dal materiale di cancelleria, a quelle che sono le spese telefoniche, a quelle che sono delle operazioni che stanno in corso anche come diciamo politici, che c'è questa proposta di legge in prima commissione che prevede chiaramente l'abolizione totale delle auto blu, ma anche di alcuni servizi che sono che utilizzano o usufruiscono diciamo oggi consigliere regionale. Quindi ci deve fare, ognuno deve fare la propria parte. È chiaro che nel momento in cui si deve tagliare noi dobbiamo dare l'esempio più degli altri, e gli altri che sono i dipendenti regionali devono eliminare alcune progettualità che potrebbero essere fatte anche in orari di servizio, e che quindi insieme il taglio generale degli sprechi e di questi sacrifici che si chiede sia al politico sia ai dirigenti, ovviamente potremmo sopperire a queste necessità senza eliminare quel poco che già è poco che diamo per lo Stato sociale. Da medico sei preoccupato per il futuro della sanità nazionale e campana? Certo, con i tagli previsti è veramente difficile immaginare di stare tranquillo e felice. La sanità ha fatto negli anni sprechi enormi, oggi praticamente si è ridotto all'osso questa vicenda. Bisogna ottimizzare le risorse, bisogna ottimizzare le risorse sia del personale sia finanziarie. Io credo che una soluzione si troverà. È chiaro che anche in questo caso il professionista deve fare grandi sacrifici, perché nella fase in cui c'è questa richiesta collettiva di stare uniti insieme si riesce a rispondere a questa richiesta di cambiamento, che chiaramente ci metterà in condizione di avere un futuro diverso. Io credo che se oggi i sacrifici non vengono compresi, è anche colpa nostra che dobbiamo spiegare alla gente che le grandi difficoltà abbiamo vissuto per periodi notevoli al di sopra delle nostre possibilità, bisogna rientrare nei ranghi normali, e chiaramente la sanità il settore dove la gente ha grandi difficoltà, si comincia dalla farmaceutica, da più parti si dice che ognuno di noi ha dei farmaci conservati nel cassetto, bisogna utilizzare quelli che si ha evitando gli sprechi, evitare di chiedere analisi in continuazione che potrebbero non servire e farle solo quando sono necessarie, insomma, quindi questo può essere di aiuto il professionista che tranquillizza il paziente, però quando le cose sono indispensabili si devono fare, quindi da questo punto di vista c'è grande preoccupazione, però c'è anche la certezza e la consapevolezza che le cose debbano necessariamente fare.